Buongiorno, che cosa hai comprato alla fiera? Ho comprato delle pentole, una wok e una padella molto resistente col fondo antiaderente, così mi hanno detto, ma il signore è stato molto gentile. Ha trovato qualche novità rispetto agli altri anni? Al momento no, sono ancora a metà fiera, ho fatto un giro all'interno, adesso proseguo e poi vedrò. Come ha trovato la fiera di Fano? Carinissima, con tante cose in vendita, però noi veniamo giusto per guardare un po', non è che abbiamo una meta prefissata. Però ha qualcosa in mano, che cosa ha comprato? Una tovaglia di plastica per il mio terrazzo, per il tavolo del mio terrazzo. Ci continuerà a venire? Certamente, ogni anno, se possibile, io vengo a Fano regolarmente perché adoro Fano. Quindi le piace questa fiera? Molto. Che cosa avete comprato alla fiera? Qualcosa di utile, grembiule per il lavoro. E avete trovato qualche novità particolare quest'anno? No, non direi. Cioè, comunque era molto che non venivo, quindi è la prima volta che la faccio tutta a lungomare. Rispetto alla disposizione degli anni scorsi, quale preferite? Sinceramente io la vecchia, perché era più concentrata, invece così è più spalmata da Sassonia a Lido. Non sono un'abitué della Fiera di Fano, questo lo devo premettere. Però siccome vengo al mare in spiaggia qui in Sassonia e sono un'abitué del miele, quindi sono venuta perché so che ci sono delle belle bancarelle dove vendono dei prodotti dell'entroterra marchigiana. Quindi artigianato? Artigianato locale, sì, esatto. Che è la novità dell'anno, tra l'altro, proprio per valorizzare questa fiera. Come le è sembrata questa parte di artigianato? Beh, sicuramente molto, molto carina ed è sfiziosa, perché comunque si ricerca sempre la naturalità delle cose, quindi è soddisfacente, almeno per me. Ho comprato un tappeto, ho comprato la pasta di mandorle. E poi qua vediamo i taralli, mi diceva. I taralli e le friselle e un kiwi. Quindi siamo più sull'alimentare. Sì. Anche perché ci sono poche bancarelle quest'anno con tutto questo. Preferiva la disposizione degli anni scorsi? Esatto. Soddisfatta dalla fiera di quest'anno? Abbastanza, mi aspettavo qualche bancarella in più. Quindi rispetto alla disposizione degli altri anni? Inizia molto, è disposta diversamente, ci aspettavamo iniziasse prima, quindi ci siamo fatte un pezzo di strada in più, però più o meno penso che più o meno la grandezza sia la stessa. Che cosa cercate soprattutto? I piatti per casa nuova. I calzetti, il must della fiera, i calzetti. Quindi le cose semplici. Sì, sì. Che cosa vuoi comprare alla fiera? Un giochino. Che giochino ti piace? Adesso lo vediamo perché ancora non lo so. Le bomboniere del mio matrimonio erano barattolini di spezie, quindi questa è una delle mie preferite della fiera. Che cosa compra? Con il curry verde di Bangkok che mi fa impazzire e l'insaporitore per il couscous che è veramente veramente buono. Anche tutte quante le altre sono di altissima qualità e io ogni anno vengo e di solito il mio spuntino sono le verdure disidratate che sono veramente eccezionali. Sto comprando quelle liquirizie cilindretti che sono favolosi. Quindi una bancarella dove viene tutti gli anni? Tutti gli anni, sì sì, assolutamente. Che cosa pensa dell'edizione di quest'anno della fiera? Allora, la sto guardando adesso perché sono stata fuori Fano, quindi infatti guardavo che non c'era dall'altra parte, no? Hanno fatto solo da questa parte, quindi ancora veramente sono appena all'inizio. Poi, e a proposito, rispetto alla disposizione dei precedenti anni, quale preferisce? Questa, perché l'altra poi c'era gente che andava in tutte e due le direzioni, invece questa. Poi stamattina c'è un po' di venticello, si sta anche bene, quindi. E che cosa si viene a cercare alla fiera da comprare, oltre al fatto di visitarla? Una cosa originale, per esempio questa la presi alla fiera diversi anni fa, vintage, la metto sempre perché è sempre bella, sempre originale. Qualcosa di diverso, qualcosa di originale. Quindi saper cercare nelle bancarelle. Per cercare, ma le bancarelle bisogna sempre saper cercare, perché altrimenti ci sono cose belle, cose normali, diciamo. Si cerca sempre la bancarella un po' che a Fano ovviamente non viene, no? Nei mercati di Fano, qualcosa di particolare, a parti dolci, ecco. Queste novità sulle bancarelle di artigianato al Lido, che cosa ne pensa?
Ah, queste sono bellissime, perché l'artigianato è qualcosa che deve essere sempre salvaguardato, perché oggigiorno con tutte queste, no, anche negozi, scompaiono i negozi di qualità, sono tutte catene, quindi l'artigianato deve sempre sopravvivere, quindi è molto importante. E l'idea della fiera per i bambini? Bellissima, bellissima, perché i bambini devono essere sempre al centro dell'attenzione, quindi è importante, assolutamente. Soprattutto a Fano, che è la città dei bambini. La città dei bambini, assolutamente. Poi, avendo insegnato per una vita, so bene cosa vuol dire.